Ciao a tutti, e come potete vedere, barba incolta, pantaloncini, siamo anche noi pronti per andare in ferie. Non adesso, chiaramente, mancano un bel po' di giorni, però prima di andare in ferie stiamo continuando e stiamo chiudendo i nostri progetti, come si può vedere anche da questo bel Dell, da questo bel server Dell che è presente alle nostre spalle. Comunque, ritornando a noi, in passato abbiamo visto come effettuare delle copie di backup delle nostre VM attraverso l'uso di Trailead, ottimo prodotto, però a pagamento, e quindi per tutte le persone come noi che amano cimentarsi e trovare soluzioni low budget, abbiamo pensato di creare una procedura video che vi spieghi come usare il Ghetto VCB, progetto open source, script open source, che consente di effettuare la copia delle VM e depositarle chiaramente su un NAS o su un hard disk interno all'SXI. E chiaramente, dopo aver creato delle procedure di copia, come al nostro solito, le testeremo anche facendo riferimento chiaramente al recovery, al ripristino della VM copiata con il Ghetto VCB. In ultima analisi vedremo come eventualmente creare una soluzione di replica col Ghetto VCB, che nonostante impieghi dei tempi molto molto elevati, potrebbe essere utilizzata a costo zero. Buona visione! Ciao a tutti, oggi, come ho detto precedentemente, vedremo Ghetto VCB e quindi passiamo subito all'azione ad effettuarne il download. Però prima di fare questo vorrei dirvi che è probabile che ci siano dei rallentamenti, perché come il nostro solito, vi facciamo vedere una postazione realmente funzionante su un caso reale. Quindi procediamo subito, senza perderci in chiacchiere, sul sito che contiene il Ghetto VCB, che è GitHub. Facciamo un copia e incolla, eccolo qui. Scarichiamo il file compresso, eccolo qui. Lo andiamo direttamente ad aprire e posizioniamo il suo contenuto sul desktop. Ok, possiamo chiudere il nostro Firefox. A questo punto abbiamo che al suo interno ci sono un numero di file pari a 6, dove abbiamo un file di configurazione di Ghetto VCB, lo script principale di Ghetto VCB, lo script principale per il backup, lo script principale di Ghetto VCB per il restore, e poi, molto molto importanti, vabbè, un readme dove spiega un po' tutto il suo utilizzo, e ci sono poi due template, uno chiaramente per essere usato per il backup e l'altro per essere usato per il restore. A noi, in effetti, quello che faremo oggi è vedere una modifica fatta direttamente al file Ghetto VCB punto chiaramente sh, senza l'utilizzo del file di configurazione. Il file di configurazione può essere usato quando, ad esempio, dovete fare copie di VM multiple, e dove per ogni VM, ad esempio, potreste utilizzare un file di configurazione differente, che non è nel nostro caso, perché vi daremo solo un assaggio di quello che può fare Ghetto VCB. Allora, andiamo a chiudere la nostra cartella, andiamo ad aprire il WinSCP e posizioniamoci direttamente sul nostro SXI. Posizioniamoci sul nostro SXI, non mi ricordo chiaramente l'indirizzo IP, lo andiamo subito a verificare. Eccolo qua, pensavo di avere all'interno del copia e incolla già l'indirizzo IP. Ok, questo lo possiamo chiudere, possiamo andare subito a rimuovere l'errore e andare a chiamare il nostro SXI con chiaramente le dovute credenziali di autenticazione per il root.
Eccolo qui, molto semplicemente sulla sinistra dobbiamo andare a posizionarci all'interno del nostro desktop. E quindi abbiamo Get VCB Master. Perfetto, e sulla nostra destra dovremo andare in VMFS e in Volumes. E a questo punto, in questo caso di specie, abbiamo che la nostra macchina SXi ha due dischi, ha due data store, pardon. Il primo che si chiama data store 1, come vedremo fra qualche secondo, perfetto, e il secondo che si chiama backup. In realtà Get VCB può essere usato per depositare i backup delle VM anche direttamente su dei server NFS. Noi in questo caso depositeremo il backup di tutte le VM che faremo all'interno di un ulteriore data store separato a quello su cui è stato installato SXi, che chiamiamo backup. In questo caso nel data store 1 po ci posizioniamo per andare a creare una cartella che chiameremo Get VCB. Quindi nuova cartella. Ok, la chiamiamo getto vcb e eccola qui, e andiamo all'interno a posizionare, come ho detto precedentemente, i file che ci serviranno. Sia getto vcb.sh, getto vcb Restore SH e un file template che useremo per il restore. Andiamo a trasferirli. E una parte del lavoro già l'abbiamo fatta. Dopo aver trasferito i file che dovremo utilizzare per mettere su questa procedura automatizzata, prima manuale, poi diventerà automatizzata, possiamo accedere direttamente al nostro SXi server per andare ad effettuare delle piccole modifiche affinché quei file possano essere chiaramente eseguibili. Andiamo a posizionare all'interno, eccolo qua, le credenziali di autenticazione per accedere al nostro server, e ci posizioniamo direttamente all'interno della cartella creata in precedenza. Ho sbagliato. Eccolo qui. Vediamo i file che non sono eseguibili. Andiamo a modificare i file con la chmod più X, andiamogli direttamente getovcb.sh e getovcbrestore.sh. A questo punto possiamo vedere i file come sono stati modificati e quindi passare alla fase successiva. La fase successiva è andare a modificare direttamente getovcbsh, dove andiamo a dargli prima un'occhiata velocissima, perché come vi ho detto questo è solo un test per poterlo utilizzare. Se volete utilizzarlo a fondo vi converrebbe leggere direttamente la documentazione presente sul sito del progetto. Ciò che andremo effettivamente a modificare è questa riga, questa variabile che è VM Backup Volume, che rappresenta praticamente il percorso all'interno del quale verranno depositati i backup delle nostre VM, e come abbiamo visto in precedenza corrisponderà alla Data Store Backup all'interno del quale creeremo un'ulteriore cartella.
Successivamente questa variabile, la disk backup format uguale thin, non la modificheremo perché tutte le VM che produciamo noi sono con la formattazione del disco basata su thin. Quindi se qualcuno dovesse avere una VM differente, sarebbe opportuno chiaramente modificare la variabile. L'altra variabile che dobbiamo considerare molto importante è la VM Backup Rotation Count, che sarebbe il numero di rotazioni da attribuire al backup. Un esempio banalissimo potrebbe essere, in questo caso, con un numero pari a 3, si potrebbe fare il backup in notturna del lunedì, del mercoledì e del venerdì, in modo tale poi che al successivo ritorno del ciclo vada a cancellare nuovamente il lunedì e così via. Ma ci sono un sacco di variabili da poter analizzare ed utilizzare, anche la compressione. Addirittura possiamo, come ho detto precedentemente, far riferimento non solo a un data store presente all'interno dell'SXI, ma anche a uno share NFS. Ma rimaniamo sui nostri binari, andiamo subito a creare la cartella che utilizzeremo all'interno del ghetto vcb.sh, e quindi andando in volume, andando in backup, dovrebbe essere maiuscolo, perfetto, andando in backup, andremo a creare una cartella che la chiamiamo vcb backup. Perfetto, per ulteriore certezza, giusto per avere conferma, possiamo andare ad aprire il vSphere client. Ho dimenticato di dirvi che il server in questione è il classico HP microserver. Eccolo qui. Possiamo andare a vedere direttamente in configuration e in storage se effettivamente è presente la cartella che abbiamo creato. Eccola qui, VC Backup. A questo punto non ci resta che andare ad effettivamente modificare il nostro file per poter far partire il primo backup manuale di una qualsiasi VM che abbiamo all'interno del nostro database. Quindi andiamo indietro, andiamo in data store, andiamo in ghetto, facciamo una bella clear così abbiamo tutto sotto controllo. V ghetto vcb.sh e chiaramente una ins per poter modificare il nostro percorso. Quindi vmfs volume, andiamo a memoria. Andiamo su backup e andiamo su vcb vcbackup. Lasciamo un account pari a 3 e passiamo subito alla memorizzazione del file. Per eccesso di zelo andiamo a verificare se la modifica è stata effettuata. È stata effettuata, quindi possiamo a questo punto certificare che la modifica sia effettuata e passare alla fase successiva. Per mandare avanti, per eseguire il nostro primo backup, prima di eseguire il nostro primo backup, sarebbe intelligente verificare che le modifiche effettuate e apportate al file, allo script, funzionino realmente. Per far questo dobbiamo utilizzare una modalità che viene descritta all'interno della community, una lettura che vi consiglio vivamente di leggere, perché oltre a tutto quello che stiamo dicendo, mostra un sacco di altre modalità di utilizzo di Ghetto VCB. Quindi l'utilizzo che faremo di dry run mode servirà a garantire, come ho detto precedentemente, che le modifiche apportate al file nostro, allo script, che può essere anche l'utilizzo direttamente sul file di configurazione, abbiano esito positivo. Andiamo direttamente a trovare la dry run mode, che dovrebbe essere a metà,
andiamo a fare una ricerca, così finiamo molto più velocemente. Eccola qua. Andiamo a vedere. Eccola qua. Questo è la stringa, il comando che dobbiamo mandare in esecuzione, dove vabbè, si vede chiaramente get vcbsh-f, che rappresenta il file VMS to backup, il file contenente la lista delle macchine di cui effettuare il backup. In questo caso, nel nostro caso, noi non utilizzeremo il file contenente la lista di tutte le VM da backuppare, ma utilizzeremo direttamente il nome della VM. Quindi posizioniamoci all'interno di Ghetto VCB e andiamo a fare uno splendido copia e incolla, proprio per non sbagliare. Meno M, che rappresenta la macchina direttamente. Andiamo ad esempio, vediamo le macchine che sono presenti e che si possono effettivamente utilizzare per un backup. Andiamo ad effettuare il backup di Asterisk, quindi tasto destro. Per non sbagliare utilizziamo proprio il copia, quindi Asterisk 11, e andiamo a utilizzare meno di dry run. A questo punto avremo, aspettiamo un po', abbiamo visto che effettivamente l'esecuzione in dry run mode non ha prodotto alcun errore, quindi possiamo passare allo step successivo ed effettuare un backup in modo non solo come esempio, ma in modo, diciamo, effettivo. Quindi non dobbiamo fare nient'altro che andare a togliere meno di dry run mode, andare a mandare in esecuzione il comando e incrociare le dita. Aspettiamo un po' che parta la percentuale di completamento. Sta creando in questo caso la snapshot e inizia ad effettuare il clone della VM molto molto semplicemente. L'ha già finita, adesso sta copiando chiaramente sul disco. Chiaro che in questo caso stiamo parlando di macchine molto molto piccole e impiega un tempo abbastanza basso per copiarla da data store a data store. Pensiamo e calcoliamo effettivamente anche il tempo che possa essere impiegato per fare il trasferimento di una macchina di dimensioni chiaramente più ampie, perché Asterisk 11 in questo caso può essere una trentina di giga massimo. E chiaramente anche analizziamo la possibilità di mandarla direttamente in un share NFS. Finalmente è arrivato al 100% ed è concluso, come si può vedere in questo caso, il backup di Asterisk 11. L'ha concluso in 15 minuti. Per maggiore tranquillità esecutiva andremo direttamente nel nostro data store di backup con un browsing a vedere se effettivamente all'interno della cartella vcbackup che avevamo creato, e come in effetti esisterà una cartella Asterisk 11. All'interno troveremo un'ulteriore cartella dove viene il nome di questa cartella è identificata chiaramente dal nome della VM e il nome, chiaramente la data di esecuzione del backup con chiaramente l'orario di esecuzione. All'interno chiaramente troveremo sia il file VMX che il file VMDK.
Ora, il nostro primo backup l'abbiamo effettuato, però adesso non ci resta che cercare o creare una procedura automatizzata per mandare in esecuzione i backup, ad esempio nelle ore notturne. È chiaro che abbiamo due step, due passi da poter diciamo, affrontare. Il primo è quello di farlo all'interno dell'SXI server, molto molto difficile perché si deve modificare l'acrontab e soprattutto creare una procedura affinché ogni volta che si avvii o si riavvii l'SXI vada a rimodificare l'acrontab. È una procedura che per gli utenti, tra virgolette, poco esperti diventa molto molto complessa. Abbiamo trovato chiaramente una soluzione molto più semplice utilizzando una qualsiasi postazione, tipo il nostro caro Windows XP che potrebbe essere anche Windows 7, ma potrebbe essere anche una macchina Linux, e creare un acrontab all'interno della quale programmare l'esecuzione del backup direttamente sull'SXI. Per dirlo chiaramente in maniera molto molto più breve e facendo riferimento alla nostra macchina Windows XP, quello di cui avremo bisogno in questo caso si chiama Plink. Che è scaricabile direttamente dal sito di Putty. Eccolo qua. Andiamo a scaricare il Plink. Salva. E andiamo pian piano a creare, diciamo con più raziocinio, una procedura per automatizzare il processo di backup all'interno del nostro SXI, il backup delle VM. A questo punto andiamo a creare una cartella che chiameremo SXI e all'interno di questa andremo a mettere il nostro Plink che abbiamo scaricato. Eccolo qua. Perfetto. A questo punto non ci resta da fare che creare un batch file all'interno del quale posizionare l'esecuzione del Plink che si deve collegare all'SXI e che deve mandare in esecuzione il nostro getOVCB. L'unico problema del Plink è che in pratica manda in chiaro la login e la password del nostro accesso SXI, al server SXI. Questo è l'unico lato negativo che in alcuni casi non può essere utilizzato per motivi di sicurezza. Però in questo caso, essendo un'azienda molto piccola e volendo automatizzare i processi di backup, diciamo che il gioco vale la candela. Quindi andando all'interno della cartella Plink andiamo a creare un nuovo file che chiameremo batch.cmd. Perfetto. Andiamo a modificare il file e andiamo a inserire plink-v root chiocciola 192.168.10.200 -pv e a questo punto c'è la password di accesso di root che non vedrete per chiaramente motivi di sicurezza. Andiamo a creare il comando da fare seguire all'interno del nostro SXI server, dove andiamo a mettere chiaramente il nome della macchina asterisk 11 e via, abbiamo finito il nostro batch file. Ora mandiamolo subito in esecuzione. Andiamo direttamente alla nostra CMD, andiamo in CD, l'abbiamo chiamato, non ricordo, l'abbiamo chiamato SXI. Ok, facciamo una bella dir.
andiamo a mandare in esecuzione il batch. Eccolo qua, sta già partendo e chiaramente non ci resta che aspettare che finisca il backup. È chiaro che il passo successivo sarà molto semplice, quello di programmare, creare una programmazione all'interno della macchina che ha chiamato il file affinché, ad esempio, negli orari notturni possa mandare l'esecuzione di questo file stesso. E anche questo è terminato. Quindi adesso cosa ci aspettiamo di trovare? Se andiamo direttamente, e l'abbiamo chiusa la finestra dell'SXI, il vSphere Client, la riapriamo velocemente per poter verificare. Che abbia fatto un ulteriore backup. Eccoci qui, allora andiamo su Configuration, sempre su Storage, sul Browsing del Backup e a questo punto andiamo su VC Backup, ne dovremo trovare due, perfetto. Uno creato, entrambi creati il 14 agosto 2013, uno alle 13.08 e l'altro alle 13.01. Però chiaramente non vogliamo fermarci qui, perché abbiamo adesso imparato a far partire l'esecuzione di un backup tramite get vcb da una macchina che può essere anche virtuale. Sarebbe opportuno che questa stessa macchina ci possa mandare i log di questa operazione. E adesso vedremo subito come fare. Come abbiamo detto precedentemente, non ci resta che automatizzare ulteriormente il processo di backup delle VM andando a creare, a modificare il batch file e programmandolo affinché ci invii un'email ogni volta che termina un backup. Per far questo, un software interessante nel suo utilizzo è il Send Email, che è un semplice software a riga di comando che non fa altro che inviare un'email. Quindi concettualmente cosa dovremmo fare? Dovremmo scaricare questo software, lo facciamo aprire tranquillamente, andare a salvare il contenuto dell'archivio, solo due file, sendemail exe e sendemail pl, lo andremo a posizionare direttamente nella nostra cartella. Non vuole proprio posizionarsi, facciamo proprio in modo molto molto semplice. Li andiamo ad estrarre all'interno della nostra cartella SXI e andiamo a modificare il nostro batch file affinché ogni volta che finisca il backup mandi l'email. Però dobbiamo fare un'ulteriore precisazione. A questo punto sarebbe conveniente andare a creare un log file. Andare a creare un log file, e lo si potrebbe fare tranquillamente come prima riga, andarlo chiaramente a cancellare il log file precedentemente creato e redirezionare tutto quanto prodotto dal Plink direttamente su un file che abbiamo detto che lo andrà a creare nella directory CSXI backupvm.log. A questo punto non ci resta che andare a creare direttamente la chiamata al software sendemail, quindi sendemail.exe, che si trova all'interno della cartella SXI, meno F, adesso vi spiego tutte le variabili che andiamo a usare, e quindi meno F identifica l'indirizzo email del mittente, quindi SXI chiocciola, andiamo a mettere l'indirizzo email proprio dell'azienda, meno T
identifica l'indirizzo email del destinatario. A questo punto mettiamo il classico beable@beable.it affinché ogni mattina io possa ricevere i log dei backup delle VM. Ulteriore parametro da inserire è -s con l'indirizzo IP del server SMTP da utilizzare. A questo punto all'interno della rete locale del cliente c'è Zimbra, utilizzeremo il server di Zimbra per l'invio delle email. -xu identifica l'utente, -xpassword identifica la password da utilizzare, chiaramente collegata all'utente admin, che in questo caso è, non ve lo dico, verrà oscurato. -u andiamo a scrivere praticamente l'oggetto. Backup azienda, e anche qua verrà oscurato. Alla fine possiamo scrivere -m e scriviamo il corpo dell'email. Possiamo scrivere analizzare l'allegato. Analizzare allegato. E infine è chiaro che dobbiamo utilizzare come parametro -a per andare ad allegare il file più importante, che sarà quello del log. Onde evitare problemi, verifichiamo se effettivamente si accede a Zimbra con le credenziali che ho usato per quanto riguarda l'amministratore. E quindi vediamo. Ripeto, è un po' lento perché stiamo completamente in accesso remoto. Perfetto, quindi le abbiamo identificate le credenziali. Possiamo sinceramente, vediamo un po', andare a salvare. Possiamo andare a salvare il file e a mandarlo in esecuzione. Andiamo a verificare che tutto stia nel migliore dei modi. Ok, non ci sono snapshot attive e quindi andiamolo ad eseguire. Apriamolo un po' di più, andiamo, devo ricordarmi i comandi di CMD di Windows, eccolo qua, andiamo a verificare, quindi andiamo ad eseguire il batch. Dobbiamo solo aspettare. Intanto possiamo verificare che stia creando una snapshot. Creata la snapshot come abbiamo visto, e dovrebbe a questo punto già aver fatto partire la copia in asterisk. Eccola qua. Come si può vedere, già la copia è partita, ha creato un'ulteriore cartella, perché oggi è 20 agosto e sono le 13:58, ulteriore cartella all'interno della quale posizionare il backup. Quindi non ci resta che aspettare la conclusione dell'invio dell'email e andare a verificare che l'email sia correttamente arrivata, per chiaramente meglio andare a spulciare cosa effettivamente è stato scritto all'interno del log. Eccolo lì, ha finito. Adesso non sta facendo altro che, sì, ha finito tutto con
con precisione assoluta ha inviato il log in email. Quindi a questo punto abbiamo due possibili soluzioni per verificare che il log sia stato correttamente inviato, che la prima andare a vedere direttamente all'interno delle mail inviate all'interno di Zimbra. Chiaramente del cliente. La seconda è chiaramente andare a vedere nel mio Zimbra, nelle mail ricevute, la presenza di un'eventuale email contenente il log. Usiamo la seconda, facciamo la seconda scelta e andiamo completamente ad abbandonare il desktop remoto, perché non ne abbiamo più bisogno. Bellissimo il panorama, ricorda un po' quello delle vacanze che non abbiamo mai fatto. Però ritorniamo a noi, andiamo ad aprire un normalissimo browser come abbiamo fatto tantissime volte e andiamo a posizionarci sul nostro indirizzo di Zimbra, quindi Beable, e la password non ricordo, è probabile che sia questa, stavo scherzando. E andiamo chiaramente a vedere se c'è presenza, andiamo a pieno schermo, di un'email, eccola qui, e abbiamo chiaramente che è arrivata un'email contenente, sì, un'email contenente come allegato tutto il log chiaramente del backup effettuato. Quindi, avendo ogni giorno il log di non solo una macchina, ma di più macchine, si può capire con esattezza effettivamente se i backup sono andati a buon fine o meno. E andando ad elaborare strategie relative alla gestione di non solo un backup, ma di più backup, possiamo andare indietro nel tempo. Spero che questo sia stato di vostro gradimento, perché questa è solo la prima parte. Nella seconda parte vedremo, è chiaro che come si effettua il restore da un backup precedentemente creato, e l'altra cosa molto importante è come si crea una soluzione con due SXI, in modo tale che in notturna tutte le macchine di un SXI vengano mandate sull'altro SXI. In modo tale che nel caso in cui l'SXI sorgente possa subire un fault, il cliente o l'amministratore di sistema non dovrà fare nient'altro che accendere la macchina dell'SXI destinatario. Arrivederci, alla prossima.